Parliamo della gara con mister Matteo Andreoletti. Allora, per un'ora si è visto un ottimo Seregno che sicuramente magari meritava qualcosa di più di quello che è arrivato alla fine. Sì, c'è rammarico perché è una prestazione che purtroppo in questo momento qui i risultati dicono che non stiamo facendo bene, stiamo continuando a fare prestazione, però purtroppo gli episodi, a volte su errori individuali, a volte su pura sfortuna, ci dicono male. E quindi diventa poi difficile analizzare le gare quando l'episodio è sempre negativo. Trovare i difetti e le motivazioni per cui il Seregno ha perso questa partita è difficile, probabilmente gli episodi hai già potuto analizzare o è troppo presto, magari ci vuole un po' più di tranquillità. È chiaro che a caldo diventa difficile analizzare le gare, soprattutto poi gare come queste. Gli episodi in questa gara qui sono stati determinanti. Purtroppo ultimamente ci gira male e non abbiamo alternativa se non provarci ancora di più, però non abbiamo altre armi, sinceramente faccio fatica a analizzare gare come queste, faccio veramente fatica. Forse in difesa, insomma, qualche disattenzione, insomma, magari sul gol non libero di concludere sull'intellaria o cos'altro. Sì, è chiaro che parti da... ma sono ingenuità che i ragazzi giovani devi concedere, è chiaro che un difensore che rimette la palla in mezzo all'area diventa un errore individuale, però non è già anche giusto mettere la croce sui ragazzi che hanno messo il cuore, hanno messo l'anima, hanno provato a fare il massimo. È chiaro che poi gli episodi in queste gare qui diventano determinanti, un errore da parte di un singolo poi ti va a compromettere l'intero andamento della gara. Questo è successo, ci dispiace, però i ragazzi hanno fatto il massimo e ho poco da rimproverare per quanto riguarda l'impegno e le motivazioni. Dopo partite come queste è più facile o più difficile ricominciare il lavoro in settimana? Difficilissimo perché quando i ragazzi danno tutto, vengono una settimana fatta in maniera super positiva, fatta molto bene, è chiaro che arrivare a una sconfitta maturata in questo modo diventa molto difficile, soprattutto la domenica sera. È chiaro che poi non c'è alternativa che ripartire, lavorare ancora di più, non si può fare nient'altro. Dispiace, la domenica sera diventa difficile trovare le giuste motivazioni, però poi la settimana riparte, non ci possono essere altre vie. Dando un'occhiata alla classifica, pensi che sarà un duello pergoletese in Monza o da qui a primavera possono cambiare ancora tante cose? È chiaro che se Pergoletese e Monza vanno avanti con questo ruolino di marcia diventano difficilmente raggiungibili per tutti. E da parte nostra c'è da spingere al massimo, cercare di fare i risultati più possibile positivi e nient'altro, e sperare che inceppino in qualche risultato negativo, non si può fare nient'altro.